Sono uno più lato di quacchianacchiana. Si dice in Sicilia quacchianacchiana, se poi hai fatto i cerdo su. Guarda, sul clima generale, la speranza iniziale si è convertita immediatamente in una forma di caos e successivamente delusione. Queste primarie nascono in maniera, diciamo, brutta per la presenza, appunto, come diceva bene lei, di veleni, perché fondamentalmente non nascono da un percorso di democrazia e di partecipazione, ma partono dall'alto. Potrebbe essere, ci sono tante, sono tre, quattro quelle. E c'è la Borsellino, c'è come si chiama l'assessore, come Faraone, sì. Io ho fatto due denunce e le mantengo tali. La prima, che riguarda il finanziamento pubblico dei partiti destinato ad una candidatura alle primarie, e su questo ho chiesto chiarezza al PD e aspetto anche di essere querelato qualora ho detto delle fesserie. Perché purtroppo i siciliani, particolarmente i palermitani, l'unica cosa che sanno fare è che si fanno vendere soltanto per un chilo di pasta. È una vergogna totale. Sì, io mi sono accorta che c'è una specie di tiro al piccione, io sarei il piccione. Io non ho risposto a queste contestazioni se non nel momento in cui ho dovuto chiarire che c'erano i documenti a disposizione. Arancione sono io, perché ho fatto una scelta molto precisa, non ho alle spalle nessuna organizzazione partitica. Io dico questo: Davide Faraone si è autocandidato alle primarie e segue la corrente del rottamatore Renzi, per cui si candida per una questione interna al proprio partito. La Rita Borsellino è stata candidata dalle segreterie romane. Io sono l'unico che è stato proposto da 39 movimenti della società civile. Palermo è una città abbandonata a se stessa, ripiegata su se stessa, in alcune zone morente, in alcune aree degradata fino all'inverosimile. Una città allo sbaraglio, cioè, non mi faccia parlare più del previsto che mio. Palermo è una città bellissima, una città straordinaria che è piena di problemi che devono essere affrontati, ma è piena di potenzialità, per cui credo che Palermo debba vincere la sfida con la modernità. Torna Silvio, ci aspettiamo.